Sì, perfetto. È anche perfetta con le linee. Ok, dovremmo essere live di Sono dove nuovo. sono. Magari tu mi riesci a Magari dire se effettivamente lo siamo. mi stessi colori. Ti sto aggiornando costantemente. Non sto più secco, sì. Sì, siamo Ok, live. ottimo. Allora, siamo di nuovo qui. Q brevi dopo che abbiamo avuto un problema tecnico in Grazie. Q1. Grazie Bugmasters che ci permette di creare sempre queste emozioni a Mentre quest'ora usciamo, del. beh, allora che dire, adesso siamo in qualifiche brevi, sono 18 minuti di qualifiche pure, quindi tutti quanti si dovranno fiondare in pista per fare il loro giro migliore. Vedremo anche adesso le strategie. Sappiamo che la gara sarà completamente asciutta, tutto sole, quindi neanche un po' di nuvolosità. Tanto i nostri piloti stanno già andando fuori. Il primo sarà Ludwig Ludo a effettuare il suo giro. Sì, comunque adesso una qualifica, dopo una qualifica diciamo di allenamento che è stato il Q1, visto che comunque è stato un incidente di ago subito, questa qualifica invece sarà assolutamente verissima e immagino anche pirata, perché comunque questa pista tanto si ritira anche ago. Sì, Ago si è ritirato Sì. subito di nuovo. Sì, no, gli abbiamo detto di fare così, per così, insomma, Ah, ok, rispettiamo perfetto. anche l'ordine anche dei ritiri. Eccolo, conosco quello di Asci. In caso, si continua col sole, grazie al cielo, per fortuna dell'F3, la pioggia, diciamo che La non scampata, quindi sarà un problema. Più magari vedremo più azione in azione. pista oggi, invece di quello che abbiamo visto in F2, una gara magari molto molto noiosa perché è caratterizzata dal bagnato. Tanto Ludo si lancia insieme al greve. Tanto si è girato Endure, che era il nostro uomo mancante, diciamo, nella parte 1, che comunque in ogni caso si dovrebbe ritirare anche lui. E Dure, oddio, ha completamente tagliato una variante, sta guidando in Elite, quindi vediamo come se la caverà questa sera. Senza Senza neanche la traiettoria. Wow. niente, manca soltanto la visuale da onboard e poi siamo dei gemelli. Veramente, se ce la fa oggi anche solo ad arrivare al traguardo, complimenti. Non è per tutti. Tanto Ludo sta per chiudere il suo giro, mi sembra molto pulito. E molto veloce soprattutto. Va largo qui, non È uscito capisco molto perché. largo. Per prendere più veloce, dopo si allarga all'ultima curva. Non va, no, Ouch. non va più, non va più. Non va più Si è la macchina. fermato. Non va più avanti. Non va più la macchina, tanto greve 16 e 8. Finita la benzina. Alto. Problemi di power unit per la McLaren. Anche lui doveva riavviare. Po' di affidabilità Frattempo, venuta di meno. Merlino stampa un 1.19.3, arriva anche FV Francesco 1.19.4, tempi sensibilmente più cauti, diciamo, in questo primo round, più che altro per darsi un delta, quindi scherzi a parte, anche questa è stata la scelta di Ludo, di fare un giro buono per poi alzare il piede alla fine, per darsi un delta, secondo un terzo tentativo. E Forse poi perché il nostro Ludo vuole lanciarsi anche con la gomma gialla. Provato no, va già troppo una gomma avanti. Potrebbe rossa, anche essere. non ha voluto chiudere il suo giro. Intanto lo chiude invece Big Chief adesso con la gomma gialla. Tempo Ah, per eliminare la gomma gialla. indicativo, siamo sul 17
17-3. Ma lo senti, puoi veramente giocarci tanto. 17-3 che è alto. Secondo Sì, me è Artino, alto. rispetto a quello che abbiamo visto nel Q1, è tutto un altro andare. Probabilmente questo primo run è molto più per vedere com'è la pista e darsi dei riferimenti. Intanto sono fatto passare Episodi. Francesco, FV46 Francesco, L'ultimo del mondo. che poi va ai box. Arriva Merlino Strane cose forse, accadono sì, con Pix. ma non si migliora. Allora Tanto si è la Red Bull Dijon. lanciato. Testa coda di Ado. Ai. Molto troppo interno. Oh, E ora mamma mia, talmente va. tanto interno che ha rotto l'ala. Va proprio a sbattere contro il muretto. Sicuro che sarà via Teo. L'arte del donut. Non è, diciamo, nel suo bagaglio. Tanto scherzi a parte, Lorebat sta concludendo il giro, mi sembra un giro tutto sommato ok. Ultima curva per lui. 14, Deve almeno fare un 1,16 e basso. fa su Lo fa, 16 e 2. 16 e 2. La prima mina la sgancia Lorebat, 1,16, 2,52. E vediamo Allora cosa diranno gli altri. ti direi di fare un pronostico, anche visto che abbiamo le qualifiche brevi, siamo praticamente a qua a fine qualifiche, mancano 10 minuti. E secondo te il tempo che potranno raggiungere i nostri piloti, quale potrebbe essere? Ah, secondo me si potrebbe raggiungere sempre un 16 molto basso o un 15 alto. E la mia top 3 è FU46, Lorebat Bici. Per te, Ale? Secondo me Francesco Big Chief e Lorebat. Francesco penso possa fare anche un 15 e Sì, diciamo che il run che ha fatto nel Q1, diciamo che poi è diventata una prova libera. Ha fatto vedere cose molto, molto buone. Adesso è appena uscito in pista, appena entrato, insomma, appena uscito di box. Frattempo, nel proprio giro ci sono Simo XRR Merlino. che è con gomma gialla, 27,4 il primo settore, molto tranquillo come tempo. Va ai box, E non chiude il Merlino che giro. rientra in box, quindi al momento l'unico è Simo Simox. XRR. La battaglia di Fungicato. Mad Max. Molto Che entra aggressivo. nello snake più odioso della storia del motorsport. Sì, molti piloti lo definiscono come una pista da go-kart, questa di Ungheria. Molti piloti non piace. Diciamo che io effettivamente non, neanche a me piace così tanto questa pista, non la reputo una delle migliori, però è senz'altro anche uno che con una pista comunque che esiste da un po' di tempo. Tanto Simox 17-7. Ma il pezzone Si piazza in seconda fila al momento con gomma gialla, potrebbe essere un colpaccio, ma vediamo poi, perché poi manca Obeck, manca Italian Eagles, manca Ado che potrebbe sorprenderci, e poi ci sono tutti quanti i secondi e terzi run, quindi Allora andiamo a vedere Francesco perché nel suo giro veloce ancora con le gialle, vuole qualificarsi con le gialle, fu lungo però non prende taglio. sì, Ma sopra di abortisce decimi, forse. tanto bandiere gialle poco dopo, però situazione che sembra risolta. Vediamo cosa combina Francesco nel secondo settore. Finisce la prima parte dello snake, seconda chicana, quella più veloce, No, abortito esce. secondo me. Sì, Abortito, si sta abortito. scaldando le gomme. Ora è giunto il colpo, lui ha fatto soltanto una stagione col casco, è morto.
Alto anche se Simox, vediamo Big Shift invece. Cif, che è uscito con la rossa. PRC, Uscito con la rossa, quindi forse vediamo già qualcosa di importante. Intanto Pier. PRC 1.16. Traverso, sotto di un secondo, ma traverso taglia. Nel frattempo, Pierre Cicris si porta a 3 millesimi dal suo compagno di squadra con una mescola di differenza. Quindi, insomma, lotta anche in casa alpina. No, 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 l'Horebat in realtà ha fatto il giro con la rossa, quindi con il 16 ed 1, Big Chief si gira nell'ultima curva. Praticamente ha grattato la Ferrari ovunque. Comunque sì, l'Horebat ha fatto il suo tempo con una rossa, quindi sono lì i due piloti Alpine, una distanza di 3 millesimi. Sì, impressionante comunque il tempo di Chris, perché comunque diciamo che si è comportato molto bene. Tanto una Red Bull è ferma in pista ed è quella di Ado perché è già nei box. Adesso taglia un po' l'erba e ritorna in pista. Per il C-Box Francesco chiude il giro, passa sul 13, 14, traguardo in 15 no, al 16, 7. 16-7, vale la terza posizione, calcolando che comunque c'è un secondo e uno di distacco tra rossa e gialla qui in Ungheria, potrebbe essere un potenziale 15-6. Nel frattempo ancora una volta Big Chief in testa a coda, gomme che ormai raggiungono le temperature del sole, a quanto sono calde. Mentre vediamo chi può essere. Ah, Beck, attenzione a Beck sopra di 20 millesimi. Pack quinto, anche lui vuole qualificarsi con la gialla. In tanti piloti che vogliono qualificarsi con la gialla, però credo che qualcuno tenterà l'azzardo a mettere una rossa a fine qualifica. Sì, la gialla è più una scelta in vista della gara, perché comunque la rossa qui viene totalmente consumata in 10 giri. Quindi, Sì, qua la rossa. sai, di solito se si vuole fare una sosta sola si fa un gialla bianca. E intanto Beck rientra. Box. Anche Merlino. Forse Francesco taglio un po' la strada Lorebat. all'Horebat. Ma no, chi era quello? Ok, Francesco, andate in box anche lui. L'Horebat, anche lui. Penso che andranno tutti Nei quanti in box box per tentare l'ultimo tentativo. smontano. Sì, anche Simox sta procedendo molto lentamente, anche perché è senza benzina, 30 quindi milioni la di vedo ragazzi, diversa. 4 di La vedo hotel, dura, 30 insomma, miliardi che di milioni va di in maniera amici, diversa per lui. Rientra in Ludo. pista per primo Ludo. Ludo, penso che a questo punto mette una gomma a banda gialla e prova a mettere 9 kg in canna, quindi 2-3 giri potenziali. Forse non è sicuro di effettuare wall-up, di effettuare solo un giro, perché qua è molto facile prendere taglio, ricordiamo. Molti piloti che comunque adesso mettono gomma rossa. Sì, hanno deciso di cercare la gloria in qualifica a discapito, magari sperando una safety car in partenza o comunque di. Ludo, e Tanto cambiala Ludo quella marcia, ok. tira una slimitata di in stile Vignales. Limitatore. Vuole grippare la sua McLaren. Giustamente. Motore Mercedes in temperatura direi più che sufficiente, adesso si lancia. Molto, molto bravo Ludo, sfrutta tutta la pista per lanciarsi ottimamente. Seguiamo allora il giro di Ludo. Decima posizione attualmente con la gialla, potrebbe fare qualcosina di più. Sappiamo che non è un pilota scarso, anzi, ma qua quasi la perde, quasi la spin.
No, Ludo quest'anno è passato a volante, quindi insomma è una stagione per lui di adattamento, perché comunque è molto, non è immediato e non è per tutti. Infatti passare dalla top 5 dell'F1 a una F3 quasi centro classifica ogni tanto con qualche exploit significa comunque ancora che il processo di adattamento è lungo. Però comunque sta. Tanto si è ritirato Simox. Attenzione a Simox, Ai box. Simox ai Ai box. box. Comunque, Ado Anche lui. ancora da fare un tempo e sbaglia anche questo qui. Dovrà rilanciarsi e cercare di effettuare un ultimo tempo e non tagliare perché attualmente è l'ultima posizione senza alcun tempo stampato. John intanto, però taglia anche John. Invece chi è sotto è Italian Eagles su Alfa Tauri che è sotto di un decimo e mezzo. Adesso vediamo il secondo settore, sotto di mezzo secondo, Buon a giro. 4 decimi per esattezza. Un buon giro quello di Italian Eagles 17-5, settima posizione attualmente. Malissimo. Potrebbe portarsi, beh, oddio, in Anche sesta qui e posizione. si porta in Infatti è sesta così, posizione. sesta posizione. Lenta una Ferrari, ma credo che faccia Incredibilissima questa griglia. passare Lorebat forse? Lorebat, momento primo settore, gomma rossa, non Anche vuole lui la pole a tutti i costi. è interessante Sotto di un vedere decimo. che taglia qua. Fuori Lo allora taglia, Lorebat, fuori quindi Lorebat, non potrà più migliorarsi, almeno credo. 40 secondi per ritagliare il traguardo. Quindi andiamo a seguire PRC che è il secondo. Francesco attualmente è in pista in questo momento, quindi lui effettuerà solo un tentativo, deve anche sbrigarsi perché mancano 30 secondi, almeno che noi non abbiamo un delay no, di qualche dovrebbe secondino. riuscire a fare un tentativo. Tanto greve 10 sul secondi non secondo credo riesca settore, Francesco. sotto i 10 millesimi. Frattempo John, zitto zitto 4-4, Tomo Tomo, quarto posto, 1:16:7:50. Ma vediamo intanto greve cosa combina. Va greve con le gialle, non cambia mescola, sicuro sulla sua mescola banda gialla. Finisce il Lers e rimane 1, quinto. 17-0, quinto posto. Sone che arriva, Francesco che si lancia, Italian Eagles che va ai box. Quindi dovrebbe arrivare Big greve. Chief, No, Big che Chief, greve, scusa. Big Chief, Big Big Chief, Chief, Big anche lui chiamato a fare un tempone. Non abbiamo visto i suoi parziali, ma sappiamo essere un pilota velocissimo. Arriva sul traguardo in pole Chief. position, 15 e 6. 15-6. Abbassa notevolmente Mai l'asticella. visto Back questo. 1:15-9. 1:15-9. Sono 3 decimini tra primo e secondo. Arriva adesso Ludwig, penso. Sì, esatto, sul Sì. traguardo con gialla, ottavo. 16-8, ottavo Arriva posto. Merlivo, Merlino niente. Undicesimo. Ado nulla, dodicesimo, John nulla. Arriva allora Arriva Lorebat che taglia Francesco, ancora, arriva quindi niente. Francesco. Arriva Francesco, allora andiamo Attenzione a a vedere Francesco. Francesco. Non la taglia, ma perde abbastanza. Vediamo se Era compromette sotto tutto il di suo giro. un'eternità. Vediamo se comprometterà tutto il Sotto. suo giro, anche perché 15-6 è un giro. È un giro È un super giro. non perfetto, ma un buon giro. Arriva Francesco. No, ha Uno perso tutto, ha 16-7. perso tutto. Ha perso tutto in quella curva Attenzione, lì. probabilmente c'era un piccolo delay perché ho visto per un millesimo di secondo la grafica e infatti ha fatto la pole Francesco ha fatto la pole allora, no? 1:15:244. Mamma mia, che pole di Francesco. E pensa, ha sbagliato quella curva lì. Non sbagliando quella curva lì sarebbe stato
forse un 15-0 anche. Comunque abbiamo i nostri piloti qualificati in prima posizione Francesco, seconda Big Chief, terzo Beck, Lorebat quarto, quinto PRC, John sesto, settimo Greve, ottavo Ludo, Italian Eagles nono, decimo Simox, Merlino undicesimo, Ado dodicesimo, Dogana tredicesimo, quattordicesimo Endure e tutti gli altri a seguire. Abbiamo visto un informissimo Francesco. Due decimi Sì, al Francesco ha fatto un secondo. giro pazzesco. E comunque, quando ho messo la telecamera su di lui era sotto di 4 decimi. E poi, nonostante il traverso, l'uscita del tratto guidato del secondo settore, ha tirato giù veramente tanto tempo. Io penso che Comunque, sono state 15 decisioni. 15-2 valevole per No, la F1 centro F1, classifica. esatto, centro classifica, mezza griglia. Cioè, se Guarda non adesso i nostri sbaglio, piloti. Cavani ha fatto 14 alto. Sì, vabbè, quelli sono mostri, quindi Sì, lì non li si calcoliamo va neanche. sul soprannaturale. Esatto. Però sì, sarebbe valevole per la F1 lì in mezzo alla classifica. Adesso i nostri piloti vanno a posizionarsi in griglia e partiremo a breve, 20 secondi. Speriamo che vada tutto bene e che i nostri piloti facciano una bellissima gara e sia bella anche da vedere. Speriamo. Fai Adesso tu, parti tu allora. Faccio, parto io. parti tu? Ok, Esatto. perfetto. Parto io. 4-5 luci e parte il Gran Premio di Ungheria di F3 con un ottimo spunto di Francesco, mentre dietro un pochino più attardato Big Chief e Beck, zitto zitto, secondo posto. Dietro Partenza di l'Alpine, Beck stratosferica. sì, poi Big Chief ha fatto un'uscita in curva molto azzeccata, infatti si riporta al secondo posto, un sorpasso all'esterno su Beck, mentre dietro l'Alpine assieme guardano e osservano cosa succede davanti, tanto dietro Trenigo superato, mentre su Unomat in lotta con Ago. Mentre contatto tra Sunoma e Qua Ago. In Trenino fondo lì. si gira quasi In fondo le Stronaldo, Haas. Stronaldo, bandiera gialla. attenzione, credo sia crashato Sunoma. Si è tirato John, giù, John, 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 attenzione. John, 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 John. In un punto assurdo poi, perché lì è veramente complicato schiantarsi. Avrà perso sicuramente il pilota Red Bull, beccato perché non era neanche messo malissimo. Tanto Vediamo se. Endure, testa coda, incredibile. Partenza in crescendo a livello di caos. Nessuno ai box attualmente, quindi tutto sommato ha qualche casino, ma partenza abbastanza pulita. Nessun danno, forse neanche Endura si ferma, quindi non c'è nessun danno per i piloti. Ago ha fatto una strepitosa partenza perché attualmente è undicesima posizione, ha un po' una posizione dai punti, sei posizioni recuperate. E anche Sterronaldo ha 3 posizioni, Merlino ne ha perse 4 e anche Ado 3. Gli altri, i primi 5 restano lì, non cambia. Intanto Sterronaldo, Dogana. Dogana si gira. Dogana si gira, quindi continuiamo. Al secondo giro troviamo Francesco in prima posizione, seguito da Big Chief a un secondino. Cerca di allungare, cerca di togliersi dal DRS di Big Chief. Da questo giro andrà ad azionarsi, non proprio in questo rettilineo, ma nei prossimi rettilinei andrà ad azionarsi il DRS. Francesco fa segnare un 19,5. 19,5, 9 decimi, resta sull'ordine dei 9 decimi il pilota Ferrari, seguito anche da Beck, bellissima rimonta di Beck, terza posizione 6 decimi.
abbiamo anche il greve vicino a Chris. Poi bene o male vediamo che comunque chi ha scelto la rossa, chi ha scelto la rossa dal primo al sesta posizione sono tutti un posto in più di quelli che hanno scelto la gialla, quindi in questo momento quelli con la rossa hanno fatto una buona scelta. Bandiera gialla, una As, credo sia quella di Merlino, si gira, sì. Torniamo lì davanti però, perché la gara è qua davanti, con Peck sempre più vicino agli scarichi della Ferrari, con la sua Alfa Romeo. Andiamo in onboard per assistere. Magari riuscirà a effettuare un sorpasso prossimamente, non in questo giro, perché avrà il DRS HPGF. Intanto altra bandiera gialla, credo sia stato Dogana ancora, un po' di problemi per lui. 4 decimi Sunomat, lui sì che potrebbe tentare il sorpasso, quindi andiamo su Sunomat. Spalanca il DRS, ma non ha velocità di punta e non attiva neanche l'ERS, quindi resta dietro. Sunomat anche Fantasma, non so se si è crashato, non credo però, perché lo vedo molto cattivo negli scarichi di Simox. Torniamo lì davanti, Italian Eagles, sono 6 decimi dal Ludo. Mentre più o meno si sono stabilizzati i piloti nelle prime posizioni, con Big Chief che resta sotto secondo, un po' larghino qua, rischia il taglio, sporta a 9 decimi. Vediamo se Francesco riesce a strappare un attimino per non dargli DRS, anche se non credo. Peck sempre più vicino, Lorebat pure, anche Chris. Le due Alpine potrebbero portare a casa molti punti quest'oggi, se non fanno nessun errore potrebbero stare nell'ordine della quarta quinta posizione, sarebbe veramente buono. Il Gravebox capiamo insieme se è un problema di aerodinamica, mentre stiamo là sui tempi, perché Peck è molto vicino ma non tenta il sorpasso. 4 decimi, 3 decimi su Big Chief, 2 decimi, ma resta dietro. No, cambio di strategia per il Greve, tenta una gialla subito adesso. Vediamo se pagherà la sua strategia, quella di fermarsi molto molto prima. Probabilmente le sue gomme a banda rossa erano completamente finite. Intanto torniamo su Peck, perché è uno dei più vicini agli scarichi di una monoposto, ma anche Sunomat non scherza, perché Sunomat è a 3 decimi, ma restiamo qui davanti perché sono 5 decimi il tempo che separa Peck da Big Chief, e Big Chief attualmente ha perso il DRS da Francesco, quindi potremmo vedere forse un attacco dal pilota Alfa Romeo. Ultimi settori, intanto Ado, prima penalità del Gran Premio. Ado MK, 3 secondi. Potrebbero. Big Chief addirittura box, queste rosse non ce la fanno più. Queste rosse non ce la fanno più. Torniamo ora su Peck, Francesco continuano. Segno che comunque forse loro hanno una gestione di gomme migliore. Andiamo su Sunomat allora, che forse lui potrebbe approfittarne adesso, se presto non si è crashato. C'è anche Ago, molto vicino ad Ado. Tallonano i due. Pilota Ferrari, quasi quasi la perde. L'abbiamo visto in live, è mancato pochissimo. Tanto Peck, un secondo e quattro da Francesco. Francesco comunque sappiamo che è un pilota molto forte, molto veloce, cercando di staccare il pilota Alfa Romeo, anche se comunque forse un leggero scudata di Peck qui. Perde infatti 2 decimi. Torniamo qui, allora c'è Italian Eagles, altra penalità, Simox, 3 secondi. Peck Ronaldo, Ado, ritiro, primo ritiro di giornata, Ado la perde sempre lì. Abbiamo visto tre piloti
perderla nello stesso punto. Due in qualifica, uno in gara. Primo ritiro ed è safety car. Vediamo se qualcuno tenterà, anche se metta praticamente. Sente qualcuno, però ci prova. Greve e Merlino. E ora probabilmente loro andranno su gomma a banda bianca. Eccomi qui di nuovo. Abbiamo un po' di problemi col secondo telecronista, no, almeno io non lo sento più. Quindi siamo in regime di safety car e solo i primi due hanno montato gomma rossa, montano attualmente gomma rossa. E infatti vanno in box, non ha senso rimanere fuori con questa gomma qui. Vediamo se hanno perso qualcosa dai loro diretti rivali, perché Ludo Box, anche lui, penso che tutti a questo punto monteranno una gomma bianca per andare fino alla fine. Anche se alcuni scelgono di rimanere fuori, tipo Ago e Steronaldo, non sarebbe neanche una brutta idea. Io personalmente dico che la bianca è veramente molto lenta in questa pista, addirittura. Si fa raggiungere da una virtual safety car, e quindi credo che la bianca si fa fatica a utilizzarla. Quindi i piloti che hanno deciso di rimanere in pista non hanno fatto una brutta scelta. Dura un po' di problemi a ripartire. Rientra adesso in pista alle spalle di Greve. Attenderemo adesso che tutti i piloti raggiungano la coda della safety car e dopo si ripartirà. Attualmente nessuno che monta una gomma a banda rossa, giustamente, perché non avrebbe alcun senso in questo momento. Forse probabilmente col trascorrere della gara, gli ultimi giri, quelli che vediamo primi in questo momento con la gialla, metteranno una gomma rossa e concluderanno la gara. La gomma rossa qui è molto veloce, ma dura veramente poco. Quindi i nostri piloti dovranno fare i calcoli giusti per cercare di capire cosa gli conviene meglio. Grazie, mi fai questo favore. No. Attenzione, Simox Box, ci ha ripensato, mi sa, però troppo tardi, doveva rientrare prima. Ci ha ripensato, forse ha pensato che era meglio, fosse meglio una gomma banda bianca, ma ormai tutto il gruppone lo scavalca e quindi si ritrova costretto nella 14ª posizione. Manca poco, anzi penso che in questo giro la safety car rientrerà, quindi prepariamoci a riprendere il nostro Gran Premio con Ago in prima posizione, Steronaldo in seconda, terzo Francesco. Attualmente non ci siamo accorti che Francesco ha montato un'altra gomma a banda gialla, quindi attenzione. Attenzione perché Francesco, bisogna vedere la sua capacità nel gestire la gomma, perché non è sicuro che riesca a finire la gara con questa mescola qui. Abbiamo Beck il primo con le gomme a mescola bianca, banda bianca.
che gli precede su uno Matt che continuiamo a vederlo in alcuni casi botte, in alcuni casi fantasma, quindi non riusciamo bene a capire se sia il fantasma o no, ma a questo momento io lo vedo fantasma, quindi probabilmente forse è anche così. Intanto la safety car rientra in questo momento, stiamo a vedere lo strappo di Ago perché sarà lui a dettare il ritmo e a dare lo strappo. Stiamo attenti alle mosse di Ago, vediamo che adesso affronterà la curva, che deve stare attenta a non girarsi perché probabilmente ha le gomme molto fredde, infatti parte molto male, tallonato subito da Sterronaldo. Sterronaldo può prendersi la prima posizione, tenterà la staccatona in curva 1, la tenta, passa agevolmente Francesco Petro, attenzione perché se c'è il ritorno di Ago. All'esterno la tira la staccatona. Rimangono appaiati i due, però passa Sterronaldo al favore di traiettoria, quindi passa Sterronaldo. Francesco forse ne può approfittare da dietro a gomma più fresca. Quindi vediamo se così è, però vediamo che resta indietro di Tiago. Penso che comunque tenterà di sorpassare tutti e due. Intanto Ago esce veramente male dalla chicane, fa girare Francesco. No. Francesco perde moltissima posizione, si ritrova in dodicesima posizione a causa di Ago. Lì voleva approfittarne Francesco, ma forse un po' azzardato, anche se secondo me Ago poteva un attimino lasciare la porta un po' più aperta. Sì, visto che comunque non corre come riserva ufficiale né come titolare, poteva sottissimamente lasciare la porta aperta, però Qui gli ruba tanti tanti punti a Francesco. sì, no, ne perde tanti Francesco, peccato. C'è Francesco adesso, infatti, che cerca subito di rimontare, sorpassa Merlino. Settore Costruttore 3 si è girata N2. dure. Piano, va piano la sua vettura, credo che si sia girato, forse non ha più la vettura. Ago! Intanto Ago si è ritirato. Che Ago disastro. combina la frittata e dopo decide La di mossa del ritirarsi. sarto. Decide di ritirarsi e di far venire fuori un'altra safety car. Complimenti, Ago! Quindi ritorniamo alle fasi di prima, quindi ritroveremo la safety car. Sterronaldo in prima posizione, seguito da Beck. Beck che può portare a casa molti punti, potrebbe finire così la gara in bianca. Quindi Sterronaldo addirittura box, quindi credo che monterà una bianca e andrà fino a Inevitabile fine quella di gara. boss, sì. Beck si trova Sì, clamorosamente in inevitabile prima fare la bianca. posizione. E nelle condizioni migliori per vincere il Gran Premio attualmente. Adesso non so se quella gomma di Chris e quella gomma di Pit Chief possa durare bene tutta la gara, però Beck attualmente è tranquillo che quella gomma se la può portare fino a fine Sì, gara. la porta fino alla fine. Spiace per Francesco, perché comunque aveva azzeccato la strategia, secondo me, comunque partire, fare rosso gialla e poi montare su un'altra gialla sperando magari in qualche caution. Poteva 5 fargli secondi. avere vita molto facile, purtroppo la wild ha fatto la wild in tutti i sensi. Oddio, la Wild ha fatto la Però Wild, diciamo che ha fatto tutto quello che non dovrebbe fare la è Wild, stata però wild. Adesso vediamo un po' che cosa ci regalerà Francesco, perché comunque come non è. ritmo è superiore stasera, veramente di un'altra categoria, e quindi potrebbe farci divertire.
Si divertirà un po' meno lui a rimontare, però noi ci divertiremo di sicuro. Sì, dovrà fare numerosi sorpassi, veramente tanti sorpassi per cercare almeno di arrivare quantomeno ad un podio. Non è finita qui, però credo che la prima posizione sia abbastanza infattibile. Intanto aspettiamo anche l'As che è dall'altra parte della pista, ci metterà un altro giro, penso, forse anche due. Tanto io ti segnalo un Sunomat che continua a essere fantasma, non capisco se sia il bot, perché È crashato, ma ma corre credo veramente che forte il bot. non riesca a rientrare. Più che altro l'inquietante faccia e basta, perché non è La neanche il stavo classico guardando anch'io. bug della balaclava. Qui proprio è soltanto la faccia. Fa quasi paura. Sì, no, probabilmente stanotte me lo sognerò, perché è veramente inquietante. Se perlomeno Ado, nei 7 giri che ha corso, aveva il passamontagna, invece proprio Sunomat è entrato in pista, è crashato e poi è rimasta la faccia. Quindi ricapitoliamo un attimo: Quebec che è in prima posizione, seguito da Chris, terza Big Chief, Ludo quarta, quinta Sunomat, questi primi 5. Ricordiamo adesso Francesco che dovrà effettuare una clamorosa rimonta dopo essere stato buttato fuori praticamente dalla nostra wildcard. Sì, ho avuto un contatto con Ago, purtroppo mi viene in mente il meme di Harry Potter, quando c'è qualcosa c'è sempre o uno, o due, o tre in mezzo. Dall'altro giro penso che andrà a fare la safety car, perché ancora l'As di Ventura non è arrivata. 13° giro su 35, non siamo ancora al giro di boa. È È una gara molto lunga, quella una di gara ieri. abbastanza lunga, sì. Lunga e per esperienza, diciamo, personale avuta anche lunedì, guardare l'indicatore dei giri è qualcosa di straziante, perché comunque pensi di essere a 3 quarti di gara, in realtà sei al 15° giro. È terribile. Poi nelle condizioni in cui abbiamo corso noi in F2 è ancora peggio. Allora, ancora di più sotto la pioggia battente, la gara sembra interminabile. Vediamo se dopo questo safety car un po' le luci si vanno a riaccendere, un po' i nostri piloti cercheranno di darci un po' di spettacolo, anche perché penso che comunque cioè, potremmo pretendere un po' di lotta, perché ci sta, cioè, nel senso, vedo Beck che ha delle bianche in prima posizione, Chris che ha delle gialle, quindi potrebbe attaccarlo, Ludo che con delle bianche nuove, Sunomat che è comunque su delle gialle abbastanza usurate, Italian Ligos che ha delle bianche nuove, quindi secondo me si daranno fastidi i piloti, soprattutto Francesco che dovrà recuperare molte, molte posizioni. Francesco ha da passare Greve, Lorebat, Italian Eagles con la Hard. Poi vabbè, Sunobot che continua la sua gara, tanto safety car in questo giro. Spengo le luci della safety car. Ormai quello che ho ribattezzato Sunobot, perché comunque cosa sta succedendo al GP? Attenzione, visto Big Chief andare Per campi. per campi e addirittura finire Oh, primo. bot. Può essere che sia bot. Lo vedo abbastanza lagare. Tanto penso sia partito back. Sì, è primo con la Partito X, io lo back. vedo primo con la X, adesso Big Chief. Forse sarà crashato. Speriamo che la Guarda, lobby dico non si subito. buggy. Big Chief penalità tra i true, sta succedendo qualcosa di Di alieno. sì, di paranormale sulla macchina di Big Chief. Prova a Beck dà un ributtare anche su una notevole botte. strappo, 9 decimi rifilati a Chris, intanto a Merlino.
Cristiano Tutti Ronaldo tre su Merlino, pronti, attenzione sarà un perché bruttissimo ritorno. Simocs talona Merlino. Penalità per il greve. È curva 4, Dogana, molte sì. vittime. E Simox su Merlino, poi per il resto Dogana su Simox che è su Merlino, quindi è un Sì, 3-1 qua. esatto. Italiani, go, E esperti, dietro tante anche in posizioni. due. Mamma mia, per non c'è. Lotto a 3. Oh Le mamma due mia. Alfa Tauri. Forse qua Francesco ne può approfittare. Greve, lascia Sì. Ci passare. greve, gentleman driver. È andato lungo. Non ho Dura, capito, ne forse l'ha approfitta. persa. Ma ha lasciato la porta aperta per Francesco. Non capisco perché, forse aveva paura di toccarlo. Ma è andato completamente Probabilmente ha largo. preferito. Tanto Big non Chief so se di Box. shift bot. Non c'è, no, stava facendo le box da solo. Quindi è un Tanto sorpasso try di Simox su Merlino. Va dentro e si porta in nona posizione in maniera anche molto elegante. Mentre dietro è lotta invece tra Merlino e Dogana. Attenzione, Dogana prova a approfittarne. Bellissimo Merlino sta sorpasso di perdendo tante Dogana. posizioni adesso anche su Endure probabilmente. Endure ci prova qua, nessuno alza il Non la vedo piede. bene. Larga, allarga Endure per Beh. forza. Superare in curva 4, specialmente se stai provando in elite e ci riesci senza causare danni, sei un drago. Tanto Beck cerca di allontanarsi, non vedo più gli intertempi, spero che passando sul traguardo si mettano a posto. Tanto Settore 3, Dogana. Si Dogana. gira, ma stiamo allora su Chris che è vicino a Beck. Qui si è attaccata a Beck e sta pregando per un DRS, però che vedrà soltanto Sul Matbox, forse alla distrutta. Ah no, soltanto al beh, oddio, prossimo sul giro bot. su una bot, Infatti, perché rientra da solo. penso abbia rinunciato a provare a rientrare. Problemi di connessione è su una. Merlino, Endure su Merlino, penso che sia stata ampiamente effettuata Sì. il sorpasso, la pratica di sorpasso. C'è anche Ste Ronaldo attaccatissimo ai Italian Eagles con Francesco lì costretto a rallentare perché c'è un Lorebat davanti a lui che ha delle gomme bianche quindi va molto lento. Siccome Italian bianche, Eagles, forse. Italian Eagles perde la posizione su Ste Ronaldo, torniamo su Sì. Francesco perché penso sarà il prossimo sorpasso. Sì, sta aspettando la zona DRS, si sta facendo vedere negli specchietti di Lorebat, ma le sue intenzioni di sorpasso sono tutte quante su curva 1, perché comunque è l'unico punto sicuro dell'Ungaroring. Esatto, sì. Sappiamo che l'Hungaroring ha due zone DRS, ma la seconda è praticamente inesistente. Vediamo se ci proverà qua. Era lì, è lì per numero. Esatto. Vediamo se ci proverà qua. Lorebat Non ha non velocità di riesce, punta. non riesce Francesco, perché Lorebat mi sembra molto scarico, comunque più veloce sul dritto rispetto a Q46. Sì, Francesco sembra averne di meno il rettilineo, però Attenzione, si prova Q. azione di disturbo di Francesco molto molto intelligente. Ovviamente non tenta Intanto l'attacco lì, ma lo disturba. dramma e gioia in Alfa Tauri, giro veloce del greve e penalità per Italian Eagles. Piccola gioia e piccola amarezza. Stiamo allora su Francesco perché è quello più vicino Quello a molto più Lorebat. aggressivo, c'è anche la mia scuola di differenza, quindi vuole passare a tutti i costi Lorebat È molto vicino per comunque adesso. dare uno scossone al campionato.
È molto vicino, però ricordiamo che Francesco ha difficoltà nel rettilineo. Spreme tutta la sua Adesso è vicino. monoposto. Ci prova, la tira, la Dentro, tira dentro grande, e lascia la grande porta mossa. aperta all'Horebat. Ci può proiettare Ste Ronaldo forse. Scuota un po' Francesco, però rimane davanti. Allora adesso Ste Ronaldo sarà il prossimo a dover sbarazzarsi di l'Horebat. Sì, dai, Va, infatti comunque lo fa qua, lo l'Horebat. fa qua, lo fa qua, lo fa qua. Esce male da quella curva e ce la fa. Sì, l'Horebat probabilmente o ha le gomme anteriori che sono troppo calde E nessuno o Matt Pot sorpassa quasi. è uscito. Ah no, beh, oddio, Dogana, Dogana. Dogana sorpassa su uno, ma sembra impossibile, infatti. Tornando all'Horebat, mi sembra che abbia le gomme davanti che siano un po' molto calde. Adesso sto controllando, no, sì, oltre quasi 100 gradi. E poi forse anche perso il ritmo col sorpasso di Pietro di 46, quindi Ste Ronaldo con le gomme bianche un po' più fresche ne ha approfittato ed è passato avanti in maniera molto molto Matte molto che aggressiva, ma di certa risorpassa. qualità. Ah, perché Dogan si è Intanto girato. bandiera gialla Dogan. Dogan si rigira, difficoltà per Dogan, ha rotto il flap anteriore completamente, dovrà rientrare i box. Si Prova la ribaccano gli strappo dorsale. intertempi. Vedo Merlino e quelli che stanno passando adesso su. Mamma mia, forse costretto, mamma, forse quasi costretto a dover farsi un altro giro Dogan, perché avevo mancato l'entrata ai box. Torniamo lì davanti perché questi sono vicinissimi ancora. Tanto Sì, back. sono back, mi sembra amministrare in questo momento, molto tranquillo davanti con Pierre Cicris che E più tempo invece passa, più tempo sta passa, meglio è per lui. provando a... Esatto. Pierre Cicris anche lui molto tranquillo, Ludwig invece ragioniere al massimo, vuole portarsi a casa... Attenzione, largo Chris, largo. Uscito largo. E ha perso infatti molto tempo. E forse in zona DRS, Ludo, attenzione. Ste Ronaldo si gira. Ai Quella curva ai ai. lì... Sì, quella curva lì ha visto Ado Stasera ritirato. mi è tutto un po' troppe vittime. Sì, Nel veramente. Mette frattempo tante. Ludwig prova a farsi vedere su Pierre Cicris, ma ancora troppo lontano. Dure forse su Ste Ronaldo. Vediamo se adesso ha dei problemi. Probabilmente sì, forse come calde. Anche Tania Ligos vicinissimo all'Horebat. Gomma un po' più fresca, 12 giri, però a penalità. Guarda, mi sembra in crisi di gomme. Ma ti dico, è molto difficile trovare la quadra con queste gomme bianche. Sono veramente dei mattoni. Sì, importante anche Bandiera bandiera gialla, un gialla. ass. Endure. Endure. Endure si gira nella chicane lenta e riprende in undicesima posizione. Spero non abbia rotto niente. Posso quantomeno prendere dei punticini. 6 decimi separano dal Ludo, da Chris. Quando Altra si bandiera ritira gialla, Dogan ai si box, ritira ai box. Esatto. gara francamente da dimenticare, speriamo nella prossima in Belgio che si possa rifare il pilota Aston Martin. Questa gara è stata veramente pessima per lui. Avrà modo di recuperare nelle prossime gare. Ludo è alle Sì. prese ancora con PRC. Deve cercare di superarlo anche in pista, perché a parte che adesso andrà sempre più a guadagnare, perché la gomma di PRC, io credo che PRC dovrà fermarsi, perché Sì, un 14 altro giri su sosta è quella, d'obbligo. 14 giri Un su altro quella sosta. gialla. Meno che non sia un mago a gestire le gomme. Mancano 13 giri, no, è una follia provare
a fare un unico stint con la gialla, ha fatto troppi pochi giri con la rossa. All'inizio, intanto, bandiera gialla, sembra Dogana, sempre mediamente Dogana che va avanti la macchina del bot. Non trova un bella, posto, il non bot trova non un posto molla. dove ritirarsi. Sta chiedendo ai steward un posto per Non è che ha dove mettersi. lasciato, però, ok, forse ce l'abbiamo fatta. No, sta continuando. Il bot di Sta ancora continuando. Dogana vuole completare l'opera. Ha deciso che questa gara sa da fare e quindi vuole completarla. Per la fame e per la gloria. Sempre ludo sugli scarichi di PRC, ormai restiamo qui perché è quello che attualmente insieme a Sunomat, ma Sunomat è un bot, attualmente è quello più vicino. Adesso vedremo sempre bandiere gialle, ma la causa è sempre Dogana. Sempre Dogana che, o meglio, Dogana Bot che continua a cercare un parcheggio. Sembra A di essere vuoto, venerdì pomeriggio a Bologna. tutto occupato, tutto occupato. Tutto occupato. Nel frattempo stanno avvicinando PRC Sa e back. Giudica a Beck. Ha Sì. guadagnato mezzo secondo. Eh sì, Beck non deve mollare la presa perché sono lì, basta qualche errore e si vede fumare la prima posizione. Ma è entrato in box sto cane. È entrato in box ed è riuscito. Questa è mia nuova. Grazie, Bugmasters. Un momento un po' di stallo. Questo della gara, Sì, 24esimo giro su 35, mancano 11 giri alla fine. Stiamo attendendo la lotta tra Ludo e Chris. penso che al momento finalmente Dogan ha trovato parcheggio all'uscita di curva 1. Oh, ce l'ha fatta. Oh, perfetto, ottimo. Stewart hanno usato la gru, l'hanno spostato. Quindi bandiera Tanto verde. lotta incredibile tra Sunomat bot version e Merlino. Penso che Nella comunque i decima bot. posizione ricordiamo che col fatto che Sunomat è crashato ad inizio gara, molto probabilmente sarà l'ultimo dei classificati, quindi al momento sarebbe tredicesimo, anzi dodicesimo, tredicesimo, scusa, perché poi alla fine tutti quanti sono tutti quanti titolari, e Vendure invece è riserva. Quindi Il botto di sono Sunomag che comunque va molto forte, quindi ma molto forte. Poi credo tra che l'altro col numero di Lando Norris, quindi proprio gli va sull'avanspettacolo qua. la difficoltà sia sull'80-90 perché non va Dovrebbe aver affatto piano. lasciata 85, se non sbaglio. In ogni caso sarà classificato fuori dai primi. Frattempo Beck è È tornato a macinare. tornato a macinare, mentre dietro si sono riavvicinati Chris e Ludo. E anche Francesco, occhio perché anche lui non lo stiamo inquadrando tanto perché è finito là dietro, ma quarta posizione, è riuscito a recuperare un pochino, a limitare quantomeno i Sì, danni, vede Ludo. sta arrivando come lo squalo, cioè se lo si vede sempre sullo sfondo, poi giro dopo giro si avvicina sempre di più. Anche adesso ha guadagnato 2 decimi nell'ultimo settore. Tu che riesci a vedere le temperature dei pneumatici. PRC su Ludo. No, Ludo su PRC, va largo Ludo su Ludo. PRC si toccano. Spassa PRC. Però non è finita, forse qua l'esterno è un po' improbabile. Quindi PRC si difende Adesso egregiamente e resta davanti. È iniziata, è iniziata, eh.
Lo attendevamo Libero e come un esatto, buco. lo attendevamo e siamo riusciti a vedere qualche lotta tra i due piloti e ne giova ovviamente Francesco, un secondo e nove, un secondo guadagnato. Qui si è guadagnato mezzo secondo, intanto penalità per i Terran Eagles. Che Un altro decimo guadagnato, sta arrivando, sì. Breve. sta provando a scappare da Simox, ma vedo troppo in forma Simox, Greve e Endure in lotta. Sì. Passa Greve. Ma direi che c'è stato uno scambio di posizioni, poi Greve adesso ha preso già un po' di margine. Attenzione Dopo tutto perché questo. ripassiamo sul rettilineo, ovvio, ormai 18. Endure si ritira. Bandiera gialla, Endure fuori Vediamo se gara. verrà. Attenzione. Safety car, Attenzione, safety terza car. safety Safety car, car. terza safety car della giornata. E adesso, attenzione perché... Back passa la Infatti safety loro car. battitele Migo 6 box, Simox 6 box, Terranaldi box. Back fortunatamente passa la safety car, quindi non perde nessun, non perde tempo, anzi potrebbero attualmente Beck, PRC, Ludo e Francesco andare in box e non perdere la posizione, perché avendo sorpassato la Sì, safety c'è car abbastanza possono margine. andare, sì, esatto, possono andare a una velocità abbastanza sostenuta, e quindi c'è comunque il delta, però no, forse addirittura non c'è il delta. Sì, ma c'è il delta, devi sempre andare, devi sempre rallentare in maniera consistente, ma non come stare La dietro la safety safety car. car, Quindi esatto. direi che il margine per fare una sosta e ripartire c'è. Io fossi in back andrei in box e metterei una rossa. La rossa, Una la rossa. rossa, tutta la vita, macchina scarica, Però pista non so guardata. se voglia. Invece no, vai box. Ci Sì, ascolta il pilota no. Alfa Romeo e penso che lo seguirà. Non lo segue PRC. E PRC qua vuole secondo fare me fa la male. pare fino in fondo? Qua va PRC con quella. Anche Con questa safety Ludo, car. attenzione. Invece Francesco va in box. Con questa safety car ti dico che usurano poco la loro gomma, ma è una scelta pessima. Perché adesso Beck e Sì. Francesco li mangeranno. Comunque mi aspettavo più gomme rosse perché Italianigo, Simox, Sunomat e Steronaldo ha montato in tre la gialla e una la bianca addirittura. No, no, vabbè, Sunomat lasciamo stare perché continua a essere in un'altra dimensione, però comunque mi aspettavo tutti quanti con la rossa perché comunque mancano 7 Non si giri, poi fida. mettiamoci un altro paio di giri per ricompattare il gruppo, perché comunque adesso i primi hanno appena raggiunto la safety car, quindi ci vuole ancora un po'. Non si E fidano però evidentemente a montare una gomma rossa. Mancano 7 giri. mancano 7 7 giri, ma giri e sì, sì, ce secondo la me può fare. un altro paio sono d'obbligo. Ma ce la può Comunque, in fare questo la momento rossa a resistere fino alla fine, magari con un po' di gestione. Se hanno il volante riescono a gestirla anche meglio. Però secondo me è sbagliata la scelta di Ludo e Chris. è da matti, perché comunque per quanto questa pista sia tortuosa e i punti di sorpasso siano pochi, comunque ci sono almeno 2 giri di zona DRS, quindi questo va contro di loro. Poi l'aderenza della rossa nuova con la macchina scarica insomma è molto più importante, quindi insomma Adesso da è un Beck rischio da quelli due da... guadagnerà 2-3 secondi a giro, perché Sì. Sì, qua la differenza è veramente accentuata. Quindi bisogna adesso che quelli con la gomma rossa abbiano testa, non osino niente, devono cercare di fare sorpassi puliti, sorpassi sicuri. Perché il sorpasso devono portarlo a casa e non è neanche così difficile farlo, quindi devono essere pazienti e non buttare all'aria la gara.
Tanto Bizzif è ritornato in box ancora una volta, non so se aveva dei secondi in più che ha scontato. È bruttissima gara di Big Chief perché anche lui era molto molto veloce, ma Era veloce, poi è stato sfortunato e poi è stato anche un crash in mezzo. E la cosa che non ha assolutamente giovato è stato anche il fatto che ha avuto un drive-through con il bot in pista. E comunque è crashato nel momento esatto in cui si stava per ripartire, ha preso il margine, ha superato back, ha preso margine, è scappato via soltanto che era il bot e l'ha fatto in regime di maniera gialla, quindi insomma è stato. Tu per caso riesci a vedere quanto hanno, quanto usuranno i piloti là davanti di gomma? Riesci Però a vedere solo la temperatura? ti posso dire la temperatura. Tanto Safety car safety car intanto in rientra questo giro, subito, attenzione. quindi si aprono le danze adesso per Beck, Francesco e Lorebat. Devono effettuare il sorpasso su Lude Perici. Occhio ragazzi per, a non perdere la testa questi ultimi giri. Sappiamo che la safety car negli ultimi giri comporta molti disastri di solito. Speriamo che non è questo il caso. Intanto riparte la gara, attenzione, perché Beck mira Tanto Ludo. Francesco dentro, Francesco numero dentro su su Beck. Beck. Qua Beck perde la posizione, attenzione perché Francesco dentro anche su Ludo e porterà a casa il sorpasso. All'esterno, Sì. Che all'esterno Francesco sorpasso. sta sfruttando la rossa al massimo. Che sorpasso. Gran sorpasso di Francesco, adesso fa Beck capo di quelle largo, forse cicliste. Beck qualche problema, eh. Beh, Ai qualche problema, ai ai ai. sì. Tutto Sì, il tempo. qualche problema. Qualche problema per Tutto il tempo primo e adesso gli ultimi 5 giri ritrovato in quarta posizione. Beck. Adesso molto probabilmente dovrebbe riprendere il ritmo perché probabilmente il sorpasso subito da Francesco gli ha fatto perdere un attimo di concentrazione. Mamma mia, che gara che sta facendo Francesco. Sì. Dopo che Ago l'ha fatto girare, probabilmente finirà primo lo stesso. Fortunato ovviamente dalle safety car qualsivoglia, però Però se l'è andata a riprendere, perché sai, comunque non ha Francesco su azzardato Chris tenterà adesso. l'esterno, prova l'esterno, intanto Beck dietro su resiste, Ludo. resiste, non deve aver fretta Francesco, non deve aver fretta perché Sì. fra poco Tanto dietro verrà. lotta 3 con Ludo, Beck e Lorebat. Sì. Ho paura che Beck abbia scheggiato la sua ala. Può darsi perché credo ci sia stato anche un contatto con Ludo. Guarda qua quanto perde in quella curva là che conta tanto Sì. l'aerodinamicità. L'Orebat qua potrebbe approfittarne. Pochi penalità ai piloti. Ci sono solo tre dei nostri piloti che hanno preso penalità. Quindi si gioca tutti in pista. Sì, congratulazioni perché comunque questa è una pista in cui prendere penalità un attimo. Ah sì, molto conservativi, ma paga perché alla fine è tutta da costanza. Attenzione perché adesso arriverà il sorpasso, penso, di Chris. Sì, scusa, di Francesco. Di Ai danni Francesco di. su Chris, Ma addirittura addirittura all'ultima qua. curva. Addiri qua ha Che sbagliato scontato! Eh completamente no, Francesco. no. Qua ha sbagliato completamente Francesco. Ha osato Adesso troppo. non so se Ludo abbia fatto apposta a rallentare per prendere il DRS, perché forse c'è stato un attimino cui Ludo La didattica. ha lasciato il coso attenzione perché adesso Beck attacca Ludo e Beck si gira. contatto, Mamma mia, no. disastro, che disastro, che disastro. Attenzione, saltata l'ala. Eh Saltata l'ala sì, Beck. completamente distrutto, completamente perso. Big Chief si ritira. Si è tirato Big Chief, Sì. attenzione. Cosa sta succedendo in pista? Safety Safety car di nuovo, quarta safety car. car di nuovo, quarta safety. Non vedevamo quattro safety car da inizio campionato, incredibile. Quarta safety car. Safety Eccola la dist car. completamente distrutta. Qua lì, vabbè, lì è stato errore di Beck. Però nel contatto prima di Francesco,
Secondo me un po' di colpa ce l'ha Ludo, perché se Ludo ha veramente alzato il piede per prendere il DRS, lì è da penalizzare, da una penalità anche abbastanza severa. Adesso lasceremo valutare i giudici. Comunque, da quello che ho visto, Francesco contro Pierre Cicris, penso che abbia osato tanto, Francesco, perché comunque, l'ultima curva di solito non è una zona di sorpasso. No, l'ultima curva non è una zona di sorpasso, però ti dico che secondo me lui si è trovato obbligato a fare il sorpasso, perché Ludo durante la curva ha rallentato talmente tanto che lui si è ritrovato con come... Con, secondo me, sì, scusa, Chris... No, Ludo, quando era in lotta con Ludo Francesco. O Chris. No, Chris, no, Era Chris? Ludo era in Ok. lotta con Quando era in Chris. lotta, no, quando era in lotta con Chris... Francesco, secondo me si è ritrovato quasi a dover effettuare per forza il sorpasso, perché con le gomme rosse, Vabbè, no, era più... avendo tanto grip Era più facile. e appunto e Chris frenando molto prima, perché ha voluto, secondo me, di sua spontanea volontà frenare anticipatamente, si è ritrovato all'interno della curva e ha praticamente a toccarsi con Perecima, un contatto inevitabile, perché a quel punto, se Chris ha veramente rallentato, Ma più che abbia rallentato, comunque ha la gomma media 25 giri, quindi penso che abbia un consumo che sia esagerato. ovviamente la safety car non aspetta, perché mancano 2 giri, quindi saranno altri 2 giri di fuoco. Speriamo di non Sì. vedere ancora disastri. Ormai non mi aspetto più nulla. E attenzione all'Horibat, terzo posto, gomma rossa fresca. Speriamo che non faccia il patatrac come Peck e Francesco. Attenzione all'Horibat. Parte la gara. Parte la Ludo gara che e Pierre si è prende. tirato uno strappo incredibile. Ludo che si addormenta praticamente. Incidente dietro. Mamma mia. Simox, oh mio Dio. Simo si gira. Ludo Simox. che si addormenta. L'Horibat che tallona a Ludo. Adesso dovrà lui. Dovrà lui effettuare il sorpasso, che ci prova fino a, addirittura adesso all'interno. Penso che Dentro l'Horibat. resiste Ludo, però dentro e scappa via l'Horibat. Adesso dovrà Altro. andare a prendere Perecci a 2 giri Adesso per farlo. gustiamoci la lotta in casa Alpine, perché l'Horibat deve fare mezzo Francesco miracolo. su Italia Nigos all'esterno, che sorpasso che ha fatto Francesco, anche Mamma perché sono mia, in sono in tre. tre, sono in tre. Occhio, perché sono in... E si gira Ronaldo. Stevanaldo. Sbaglio qua di Ronaldo. Bisogna stare attenti là. No. Non bisogna usare, bisogna frenare prima in quella circostante. In tre non si può fare quella curva. Nel Back. frattempo, Pierre Cicris non sta, o meglio, l'Horibat non sta prendendo Pierre Cicris, perché comunque, nonostante la gomma, nonostante tutto quanto, adesso ha Penso che iniziato a ormai. guadagnare, però nel secondo settore ha perso. Ma 2 secondi non li prende più. Non li prende più. Ultimo giro, Chris. A meno che non faccia disastri alla vittoria in pugno con 27 giri sulla gomma gialla. Ovviamente ha avvantaggiato dalle safety car che sono venuti fuori. Ricordiamo ben 4 safety car. Però occhio, perché ultimo giro Francesco vuole la terza Di posizione. fuoco. Francesco vuole la terza posizione, incrocio qui sicuramente, qua uscirà fortissimo Francesco, ma non le cede. Francesco qua non deve tirarla. Giustamente, Bravissimo. giustamente lascia, e adesso deve Ottima giocarsela scelta. tutta Sì, qua. Anche deve fare l'attacco alla chicane. perché c'è anche Vediamo se ci nessuno, boh, prova. però vabbè. No. No, qui no, adesso è dura. Adesso è dura, Allora secondo me ci proverà nelle ultime 2 curve. sì, ci prova alla penultima. Tanto Le ultime 2 curve, occhio a non prendere perché tagli. dietro Greve è molto aggressivo, Qua attenzione. osa tutto. Poteva provarlo qua se usciva bene, ma non è uscito bene. Occhio, perché le ultime 2 curve, le ultime 2 possibilità, ma è troppo distante. Sarebbe troppo Nel folle provare frattempo una. sta arrivando
Al traguardo della sua prima Perezzi. vittoria in Adriatic League, Sì. Pierre Cipris. Ma sto rimanendo qui perché mamma mia, un trenino, ma non so se ce la faccia nel rettilineo, ma non credo. Infatti no, finisce così. Spettacolo, spettacolo. Ultimi 5 giri da fuoco, però abbiamo visto un po' di disastri, ovviamente, come al solito. La safety car è un po', diciamo, un diavolo negli ultimi 5 giri. No, non bisognerebbe mai vederla perché manda in tilt completamente i nostri piloti. Spengono il cervello e non capiscono più niente. Comunque Beh sì, abbiamo. diciamo che comunque si prova, già i nostri piloti attaccano molto anche a volte dal primo giro, poi la safety car alla fine ti dà proprio quel boost in più che ti dà quella voglia di provarci. Comunque, podio incredibilmente Alpine, ma non vince l'Horvat, vince Pierre Cipris con una strategia spettacolare. 27 Sul giri compagno, sulla gomma. 27 giri sulla gialla sono incredibili. Io non sono riuscito a passare i 22 nel weekend in allenamento, quindi Veramente oso pensare. gran gestione di gomma. Esatto, e podio per Ludo, anche lui grande gara. No, complimenti veramente. Quelli tipo probabilmente i primi tre sono quelli più che sono tenuti forse a distanza da qualsiasi contatto e ovviamente ha pagato. Comunque Francesco, limiti danni, quarta posizione, non è male, back sfortunato gli ultimi 5 giri, completamente da solo tutta la gara praticamente e a fine gara si ritrova in quinta posizione. Peccato per back. Probabilmente forse il più veloce in pista quest'oggi, assieme a Francesco. Sì, intanto sto invitando Esatto, poi i Chris, protagonisti del Lorebat podio. e Ludo. Se Luda. Ok, invitato. Attendiamo i nostri piloti, le due Alpine che fanno praticamente bottino pieno. Buonasera Chris. Buonasera. Buonasera Buonasera Loreband. ragazzi. Buonasera, buonasera. Aspettiamo anche adesso Ludo, esatto, che arriva in questo momento. Buonasera. Saluto. Ciao ragazzi. Nell'autosalone mettiamo l'auto di Ludo e possiamo partire anche dal nostro pilota McLaren. Tanto io prendo in mano anche le classifiche, così da fare anche qualche domandina per quello che riguarda la classifica. E intanto ti chiediamo, Ludo, come ti è andata questa gara? Cosa ti è sembrato della gara? Ti aspettavi questa terza posizione? Raccontaci un po'. Allora, partendo diciamo dalla qualifica, non mi aspettavo che molti scegliessero la rossa. E io volevo partire assolutamente con la gialla perché la rossa in questa pista veramente si surriscalda subito e si gira tantissimo. E niente, partenza penso che sia stata tranquilla, non so se ci sono state qualcosa. E in gara dopo, peccato le safety car, che secondo me ha un po' rovinato la mia strategia, soprattutto le ultime due, e soprattutto l'ultima, dove mancava praticamente un giro e mezzo, due giri, e la gomma non ne aveva più, perché partivo con gomma proprio congelata, perché la safety car è ripartita subito, cioè non, a metà giro non ha detto nulla, è ripartita, ha fatto ripartire all'ultima curva e
ci vuole gomme, diciamo, congelate. Intendi l'ultima safety car o l'ultime L'ultima, due? sì, l'ultima, proprio l'ultima. Perché purtroppo quando mancano pochi giri la safety car fa partire la gara più in fretta possibile, non aspetta gli altri. Penso che sia un bug Diciamo che è rimasto comunque. Masi in direzione gara. Dopo non so cosa è successo con Beck, l'incidente, e io ho cercato di mantenere il più possibile la linea all'interno. Dopo ho sentito che lui mi ha toccato e non so se c'è stato dietro un altro incidente. Sono successe un po' di cose negli ultimi giri, come sappiamo, come abbiamo già visto nel corso delle gare. Quando succede una safety car agli ultimi giri, un po' sembra che tutti perdino la testa, spengano la testa, e succede quel che è successo anche stasera. Comunque è stata una bella gara, diciamo, verso la fine, molto combattuta. E all'inizio forse un po' noiosa, ma siamo in Ungheria, quindi ci può anche Sì, non si stare. può pretendere. Esatto. Del resto, tu anche guadagni posizioni, perché Xavi Mendes oggi non c'era. Tu Non lo so, quindi, per un po'. esatto, quindi guadagni la posizione su Xavi e guadagni punticini anche su Beck. Non so se lo sorpassi, però siete vicinissimi. Adesso non ricordo, però la classifica è veramente corta, siamo tipo in 8, in pochi Sì, punti, quindi niente. diciamo che il primo che è l'Horebat, che è quello un po' più staccato da tutti, però poi voi siete veramente tutti quanti lì, quindi è ancora apertissima. Questo campionato è ancora apertissimo, mancano poche gare, non molte, siamo al 17° round, ne mancheranno un'altra 6-7, penso. E tu pensi di riuscire a scavalcare qualche altra posizione? Non lo so, vediamo. Penso gara per gara, dai, vediamo. È difficile. Oggi sono state anche diverse assenze, quindi a fare sempre, diciamo, top 5 per mantenere una buona media è difficile. È un bel campionato e vedremo. Ce la lotteremo fino all'ultima gara per le prime posizioni, secondo me. Sì, anche perché, ripeto, il campionato qui è apertissimo. Per quel che riguarda i costruttori, anche una notte importante è questa qui. Siete anche lì tutti quanti vicini. Addirittura la Williams e l'Alpine sono a pari merito, almeno per quanto riguarda la scorsa gara. Adesso i punti cambieranno, però l'Alfa Romeo ovviamente è fuori dai giochi ormai, più di 100 punti di distanza, quindi l'Alfa Romeo è andata veramente forte questo campionato come costruttori, però voi McLaren potete addirittura puntare al secondo posto. Sì, adesso vediamo quando anche ritorna. Non lo so se Xavi Mendes è proprio fuori oppure è stato spostato in riserva. Non so se è proprio stato spostato così, però vediamo, dai. Vediamo di fare i buoni punti. Speriamo bene, dai, anche per voi McLaren, che McLaren è sempre stata una scuderia un po' precaria. L'abbiamo visto in F3, ho avuto tanti stravolgimenti di piloti. Quindi, dai, speriamo che riesca a recuperare qualche posizione, anche perché è fattibile, veramente è fattibile. I piloti comunque, se ritorna Xavi, sono buoni, quindi c'è prospettiva. Tu, Andrea, hai qualcosa da dire? Non ci sta ascoltando, è perfetto. Quindi passiamo, penso, al nostro secondo pilota. Ti ringraziamo, Ludo, di essere qui. Ti ringraziamo anche per la partecipazione e per la tua bellissima gara. Congratulazioni. Passiamo Grazie, grazie a voi. allora a all'Horebat, giusto? Sì, ci sono io. Ok. Passiamo all'Horebat, pilota Alpine. Quest'oggi due piloti addirittura Alpine, bottino pieno. Penso che potete esserne fieri di questa cosa. Portate a casa tantissimi punti che contano, soprattutto per il campionato costruttori. Intanto ti chiedo anche te di dirmi com'è andata la tua gara e di spiegarci un po' cosa ne pensi anche di un po' il casino che è successo alla fine.
Sì, guarda, vorrei partire proprio dal primo discorso che hai fatto. Voglio iniziare subito facendo i complimenti a Chris perché se lo merita alla grande. Io sono in contatto con lui da quando abbiamo iniziato la stagione, ci scriviamo spesso, abbiamo modo di sentirci. Purtroppo non riusciamo mai ad allenarci insieme perché non c'è possibilità mai, però è migliorato tantissimo. All'inizio facevo una gran fatica, poi dopo gli ho detto, però vedrai che col tempo arriverai a avere risultati molto 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 buoni e infatti questa se la merita perché non sei veramente posso dire che in alcuni casi io sul posto mi sarei arreso, lui invece è andato avanti e migliorato tecnicamente e tatticamente stasera l'ha fatto vedere, quindi volevo iniziare facendo i complimenti a lui, ecco, per prima cosa. Poi dopo invece analizzando la gara, la qualifica mi aspettavo peggio, ti dico la verità, perché non ho fatto un gran tempo e sono partito quarto, mi pare, quindi cioè, mi aspettavo di partire molto più indietro. E in gara tutto abbastanza lineare e avevo puntato sul tanto serticario, avevo scommesso su questo e quindi mi è andata anche abbastanza bene, perché ero Oggi hai fatto partito con... jackpot. Sì, infatti ero partito con rossa e non con gialla. E avevo messo un basso carico di benzina, sperando appunto che uscisse la safety car ed è uscita, quindi è uscita più volte. Sono stato molto 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 fortunato nell'ultima, soprattutto perché quando si è girato back davanti a me, io non so in che modo l'ho evitato, non lo so, però ci sono riuscito miracolosamente. Sono contento perché non ho rotto niente, l'ho proprio schivato di un millimetro, quindi mi è andata anche bene, è andata anche bene. Però sono molto contento di questo. Dopo ho visto con l'ultima safety car che Ludo aveva gomma molto usurata davanti a me, bianca. Io partivo con una rossa relativamente nuova e ho detto ci devo provare subito anche perché lui appunto avrà gomma fredda. Se riesco a scaldarla bene, tanto la rossa si scalda subito, riesco a superarlo senza troppa fatica. E invece ho fatto fatica perché si è difeso veramente molto bene, è stato molto bravo anche lui. Però sono riuscito a superarlo e alla fine dopo è stata praticamente una volata tra me e Chris e siamo arrivati in tranquillità. Sì, la costanza ha ovviamente pagato anche oggi. Tu insieme a Chris, a parte l'ultimo giro, se, penso che comunque non avete avuto tanti intoppi, non avete lottato tanto, siete stati sempre lì, concentrati, non avete fatto nessun sbaglio e infatti si vede il risultato, prima e seconda posizione, tantissimi punti per Alpine che si trova a seconda posizione, seguita dalla Williams. Adesso la Williams ha fatto un po' di punti con Francesco, ricordiamo Francesco molto sfortunato, da capire un po'. Adesso chiederemo anche a Pierecci cosa ne pensa del contatto, però per quanto riguarda te Lorebat, adesso guardiamo anche la classifica piloti. Tu Lore sei primo, Voli alto, Lore. Sì. 178 punti. Sei, diciamo, quello che è un po' più, ha dato un po' più lo stacco dagli altri, e oggi hai fatto una seconda posizione e il tuo compagno ha fatto una prima posizione, quindi voli ancora più su. Sì, poi sono punti importanti perché dovrò saltare probabilmente due gare da qui alla fine, quindi Ti assicuro, devo fare un po' di bottino prima per quello. fai bene, perché se Sì, dici sì, sì, sì. che devi fermarti per due C'è garette, possibilità, una sicuramente, probabile due, quindi fai bene quindi devo mettermi al sicuro. a fare un po' di bottino, giusto così. Quindi veramente, veramente bravo. Non so se tu hai qualche domanda, Andrea. Direi che sì, no, Lore è stato abbastanza chiaro nella sua strategia perché comunque si è diversificato molto rispetto alla maggioranza di piloti in pista e gli voglio chiedere se per caso quando hai superato Ludo hai fatto un pensierino su andare a prendere Chris. Allora, sì, proprio nel primo istante, poi dopo no, perché ho visto che mi aveva già preso 2 secondi e mezzo, quindi ho detto in un giro non glieli prendo più, quindi ho lasciato perdere subito, ho puntato a guidare in modo lineare, dato che avevo già 2 avvisi e non volevo prendere penalità, quindi mi sono accontentato del secondo posto.
Molto bene, allora ti chiediamo come ultima domanda, dopo magari passiamo di nuovo a Ludo per chiedere anche lui, che ci siamo dimenticati di chiedere a lui. Cosa ne pensi? Penso Belgio alla prossima gara, mi sembra. Belgio, Belgio, sì, dovrebbe essere esatto. Belgio. Spa, pista Sì. ormai centenaria, pista che comunque c'è stata quasi sempre nel calendario di Formula 1 storica. Come ti trovi? Mi piace, ma la trovo molto difficile. Quindi, cioè, diciamo che mi piace molto guidarla, vado anche discretamente veloce, però succede spesso che sbaglio e che mi schianto contro le barriere. Quindi, soprattutto nel secondo settore, spesso faccio errori. E quindi devo cercare di allenarmi un pochino, stavolta perché non posso arrivare impreparato, perché rischio veramente sennò di fare danni. Però, cioè, se riesco a arrivare preparato, è un buon passo, quindi sono abbastanza fiducioso. Bene, dai, speriamo allora di rivederti lì davanti, anzi speriamo di rivedere tutte e due l'Alpine ancora lì davanti, perché sarebbe Speriamo. veramente, veramente una cosa ottima per voi. Allora, ripassiamo Certo. un attimo a Ludo e gli chiediamo un attimo anche a lui se ascolta ancora cosa ne pensa di Spa, che ci siamo dimenticati di... Sì, Spa, penso che sia una delle piste più belle che penso siano d'accordo quasi tutti. E ci ho corso poco quest'anno e attualmente non ho un buonissimo passo. Vedremo di allenarci un po' e migliorare, dai. Bene, dai, speriamo che puoi fare anche tu una buonissima gara in Belgio. Allora, Speriamo. ringraziamo anche l'Horebat, grazie mille per essere stato con noi e bravissimo per la tua seconda Grazie a voi. posizione. Passiamo allora al vincitore del Gran Premio di Ungheria, che è PRC. Raccontaci anche tu come l'hai vissuta, anche tu gli ultimi giri, dopo ti chiederemo di quel contatto con Francesco e ovviamente anche di Spa. Buonasera a tutti intanto. In realtà non sono abituato a parlare perché penso sia la seconda volta che vengo a fare le interviste. Tranquillo. Allora, beh, Siamo tutti amici qua innanzitutto dentro. volevo fare i complimenti a tutti perché è stata una bella gara combattuta. Anche davanti ci sono state un po' di lotte, anche con Ludwig. Insomma, lotte pulite. E mi dispiace per Fabio che ha avuto tanta sfortuna, forse si è visto anche dalla live. E mi congratulo anche con la mia compagna di squadra, che è un altro podio importante. Grande Della te, gara non avevo tante aspettative, considerando che questa pista non mi piaceva, non... sì. Una strategia fatta, diciamo così, a caso, ho ascoltato quello che facevano gli altri, l'ho fatto anch'io. E alla fine pensavo di fare doppia gialla, però con tutte le safety ho deciso di andare fino alla fine. E contatto alla fine, io penso di aver lasciato lo spazio e mi è venuto addosso. Non so poi se ci hai visto qualcos'altro, però ero fuori traiettoria io. No, ovviamente saranno i giudici a appunto giudicare il contatto di gara. Probabilmente se Francesco farà reclamo, adesso vedremo se farà reclamo. Comunque spetterà solo a loro il giudizio finale. L'unica cosa che volevo chiederti è che io e anche Andre ci stavamo chiedendo su un tuo possibile, diciamo, praticamente tu se hai alzato il piede all'ultima curva per prendere il DRS in confronto di Francesco, perché pensavi che ormai la posizione era persa e così almeno tu avevi il DRS per il rettilineo. A me è sembrato, a un certo momento, a me è sembrato che avessi alzato il piede volontariamente, e questo non lo so se è veramente Ah, successo nella così, curva del ovviamente. contatto. Sì, l'ultima curva. In quella curva lì, in realtà ho alzato il piede perché non girava più la macchina. Sono arrivato lungo in curva perché
avevo lasciato appunto lo spazio e avevo lasciato il piede perché avevo già calcolato che mi passasse. Non so poi dove, cioè se ho lasciato troppo poco spazio o è andato lungo anche lui. No, perché a me è sembrato appunto che forse tu, essendo andato largo, poi essendo uscito comunque lento, lui ovviamente con la gomma più prestazionale ha fatto la curva meglio e siete arrivati al contatto, appunto probabilmente perché tu hai rallentato, ma come dici tu, probabilmente è stato perché tu sei andato largo per lasciare lo spazio e poi lui no, si è ritrovato comunque doversi girare per un contatto che poi vedremo, valuteranno appunto i giudici. Sì, poi comunque c'è stato anche un grosso mismatch di gomma perché comunque Chris era su una gialla abbastanza usurata e Francesco Sì, era su diciamo, una rossa fresca, quindi. esatto, diciamo che Chris, tu eri in una posizione molto precaria appunto perché avevi, cioè, avevi 27 giri, quanti giri sulla gomma avevi? 27 giri, 20, quindi sì, ha giustamente, fatto questo tutta la gara. è stato anche Sì. bravissimo di Ho tuo a cercato anche portarla di fino alla fine. lasciare lo spazio perché cioè, avevo già calcolato che mi passasse perché era in parte a me. Non avevo nessuna intenzione di buttare fuori o chiuderne la curva, anche perché sì, non, cioè, avevo una gomma. Era andata in box un giro prima, quindi sì, era molto fresca e rossa. Quindi. Tanta curiosità ti chiedo se ti ricordi quanto avevi la gomma più usurata. Sì. La percentuale? Se non sbaglio, l'anteriore sinistra era sopra il 50%. Però, sarebbe anche un'ottima usura di gomme dopo 20 giri, passati. A Sì, non me parte che ci sono l'aspettavo state anch'io. molte Cioè, safety in car. realtà l'usura l'ho vista durante forse la penultima safety car, quindi non so bene alla fine, cioè non ci ho neanche pensato. No, beh, comunque hai fatto un'ottima usura di gomma, hai avuto un'ottima usura di gomma perché, vabbè, nonostante le safety car, comunque i giri ci sono stati e sei riuscito a portarla sul 50-60%, quindi ottimo veramente. Allora, Grazie. tu sei quindi 14ª posizione, 39 punti, oggi probabilmente sorpasserai Italian Eagles, probabilmente sorpasserai anche John. Sì, direi di E il sì, visto greve, che. il greve non credo però. Non so se il greve lo sorpassa, però comunque ti avvicini alla zona della decima posizione, diciamo, dei primi 10. Tu credi che entro fine anno riuscirai a prendere qualche posizione, magari passare Salvatala, Big Dope? Beh, passare a Salvatala penso che sia il minimo visto che non corre più, quindi spero. Se non riesco vuol dire che c'è qualcosa che non va. Spero di continuare con questa costanza, cioè non ovviamente tutte le gare prima perché no, però il quinto, sesto posto mi va benissimo. Molto bene, tu hai domande? Se no li chiediamo di spa al nostro PRC. Magari per fare tutti quanti il nostro ruolo, chiedo io di Spa come ti trovi in Belgio, piace, cioè, una pista in cui trovi a tuo agio. Allora, Belgio è una pista che mi piace, però allo stesso tempo è molto difficile, cioè è tanto facile sbagliare, soprattutto i cordoli sono pericolosi. E penso, cioè spero, no, niente. Ci ho ripensato. Non lo Sei un po' dice, sbilanciato prima, silenzio troppo facile. stampa.
Non vuole esporsi, magari non vuole tirarsela da solo, beh, farebbe Sì, anche visto bene. che noi siamo bravissimi a guffare, Sì, esatto. magari non. Esatto. Forse non è il caso. Va bene, dai, penso che siamo arrivati alla fine, siamo arrivati anche a mezzanotte e mezza, quindi direi anche di salutarci. Allora, diamo gli appuntamenti, prossimi appuntamenti che saranno di lunedì prossimo, inizieremo la nostra 18ª tappa in Belgio con l'F2, si seguirà l'F1 a martedì e torneremo di giovedì con la Formula 3. Io ringrazio i nostri piloti, faccio i complimenti soprattutto alle due Alpine, veramente complimenti. Prima e seconda posizione quest'oggi per voi è veramente qualcosa di stratosferico, secondo Grazie, Grazie. me. Vi rinnovo i complimenti e vi do la buonanotte a tutti quanti. Grazie anche a voi per la live, che siete stati fin su a quest'ora. Buonanotte a Non tutti. si molla Non di un preoccupare, centimetro, ragazzi, wow. nessun problema. Buonanotte. Buonanotte a tutti.